amici di Bike Show, siamo a Casazza per la pedalata coi campioni. Oggi si torna in sella, si torna tutti in bici a pedalare con tanti appassionati di ciclismo, sarà una crona squadre, sarà una giornata faticosa. Comunque seguiteci e vedremo tanti campioni del ciclismo. Parte la prima squadra con Arianna Finanza, Gianfranco Bologna, Gianpiero Pesana, Ennio Manotti da Almenno, classe 1955, si tengono pronti Luca Bramati, parte Ennio Manotti che è stato compagno di squadra, parte la squadra di Luca Bramati, Uzzolomia, campionato del mondo dilettanti. Vittorie nella carriera professionistica, primatista dell'ora in altura, primatista dell'ora a livello del mare, primatista dell'ora al coperto, ha vinto un Giro d'Italia, un mondiale su strada, un mondiale dell'inseguimento, tre Parigi Roubaix, una Freccia Vallona, vincitore di tre campionati italiani su strada, primo in una Milano Sanremo, sta per partire Francesco Moser. Ora nome che vanta un primato, ha partecipato a 5 edizioni delle Olimpiadi. Ha vinto un Giro delle Fiandre, ha vinto una classifica punti al Giro, due trofei Mansferrer, azzurro ai mondiali, professionista alla Salvarani e alla GBC, grande direttore sportivo, Casazza applaude Dino Dantegu, eccolo! Un gran premio di Francoforte, secondo in un mondiale, secondo in due edizioni del Giro d'Italia. Signore e signori, sta per prendere il via Giambattista Baronchelli, per lui l'applauso degli sportivi. Alessandro, ti interrompo perché in squadra con Baronchelli, l'abbiamo detto prima, ci sono alcuni, no, dei nostri trapiantati, oggi si corre anche per Ahmed e allora due dei compagni di squadra sono proprio trapiantati di rene. Ci fa veramente molto piacere perché insomma è la testimonianza che si può tornare a gareggiare e a vivere in totale libertà. Ha vinto una Coppa Agostoni, è salito sul podio da piazzato al Giro d'Italia, arriva dalla Svezia, la provincia di Bergamo applaude l'ex alfiere della Bianchi Piaggio, Tommy Prim, con la maglia di campione nazionale di Svezia, Tommy Prim. Mentre raggiunge Arianna, io annuncio la partenza a Valerio Tebaldi, direttore sportivo della Col Deportes Colombia. Parte Tebaldi, classe 65. Intanto parte la squadra di Zinetti. Signore e signori, è l'unico corridore della Valle Seriana che ha vinto il Giro d'Italia. Ci è riuscito due volte. L'applauso degli sportivi per Paolo Savoldelli, il Falco, classe 1973. Ecco l'uomo che ha vinto anche tappe al Giro di Svizzera Romanda, parte Savoldelli, vincitore di tappa al Tour. Squadra di Mirko Guardi, dagli traguardi in questo momento, allora Andrea Dell'Amico è qua con me. Parte Mario Scirea,
la apripista di Re Leone Cipollini, parte Mario Scirea, campione del mondo. Diventa un cronometro a coppie, diventa una rievocazione del trofeo Baracchi, come quando Moser vinceva con Saronni, come quando vinceva con Baron Kelly. Siamo qui con Giovan Battista Baronchelli dopo questo cronometro. Giovan Battista, com'è che è stata questa giornata? Dura. Fino a 2-3 anni fa avevo
abbastanza allenamento e quindi era anche un divertimento. Oggi è stata dura, tra l'altro ho corso con due ragazzi trapiantati, che bisogna ricordare che oggi la gara, diciamo che questa, tutto quello che è stato raccolto oggi viene devoluto a questa associazione di dializzati, quindi ho corso con due ragazzi che hanno subito il trapianto e mi hanno tirato il collo. Beh, una giornata dedicata alla solidarietà e poi l'occasione anche di ritrovarsi con tanti amici che si è pedalato per tanti anni in gruppo. Sì, beh, anche questo è molto importante, perché trovarsi ogni tanto ci si ricorda di quando eravamo giovani, tutte le avventure della gioventù, e quindi è importante anche per questo. Ecco, il grande applauso va a Ennio Vanotti, che già da 7 anni tira in piedi questa cosa importante, importante per tutti. Pista, un'ultima battuta, come lo vedi il ciclismo di oggi a differenza del tuo ciclismo? Ma sai, uno vecchio dice sempre che è bello il ciclismo suo, quindi è troppo facile per noi dire che era più bello quando correvamo noi. Comunque c'è da dire che appassiona magari un pochino meno, perché i protagonisti rimangono al vertice meno di prima, quindi la gente non fa in tempo ad appassionarsi come una volta. Purtroppo lo sport oggi è così e bisogna prendere quello che c'è. Speriamo che arrivi qualche personaggio importante che trascini la folla come in passato. Siamo con Michele Lancelli qui a questa cronometro, una giornata anche tra amici. Sì, è molto bello anche per quello che organizzava Notti, perché tutto quello che raccoglie va in beneficenza. E niente, si rivede ogni tanto qualche ex collega e fa molto piacere. La grinta e si pedala sempre. Ma io pedalo mai, quasi mai, però queste cose le sento e partecipo volentieri. Ho fatto molta fatica, però, anche se sono pochi chilometri, però io ho fatto fatica. Rivedere, tanto in questa occasione, di vedere sempre dei compagni di gruppo, compagni di pedalate? Sì, quello sì, naturalmente, quelli che sono appena smesso di correre, anche quelli della mia età che ha corso con me, ci vediamo, fa molto piacere. Bene, amici di Bike Show, siamo qui con Tommy Prim, un grande campione del ciclismo, oggi qua a pedalare per solidarietà, ma con tanti amici. Sì, è stata una corsa bella, mi è piaciuto tanto. Tommy Prim è molto affezionato e legato all'Italia. Sì, vengo giù volentieri in Italia per vacanze, per andare in bici. Io ho guardato l'albo d'oro di Tommy Prim, ho visto che Tommy Prim, quando correva anche nel Bergamasco, ha vinto tante gare con la settimana bergamasca e poi ha vinto gare importanti da professionista. Sì, ho vinto tante corse, la corsa che mi è mancato è solo il giro, che sono arrivato secondo 2 volte. Ecco, com'è arrivare secondo 2 volte al Giro d'Italia? Rabbia, anche soddisfazione? È una soddisfazione, però è anche una rabbia di non poter arrivare primo. Tommy Prim ha una lunga carriera da ciclista, anche da allenatore. Adesso Tommy Prim? No, adesso lavoro dentro un magazzino e mi sta bene così, vado spesso in bici e mi piace così. Ennio, ricordiamo questa cronometro, perché cosa è stata organizzata? Ma noi l'abbiamo data a scopo benefico a dei trapiantati, un'associazione di trapiantati qui a livello nazionale,
e quest'anno siamo riusiti ad evolvere 4.000 euro e penso che sia una buona cifra, ecco. Oltre che questa soddisfazione, abbiamo anche la soddisfazione di avere qua più di 350 corridori partecipanti. Grande successo di partecipanti, appuntamento quindi al 2013. E sicuramente sì, se riusciremo come quest'anno a riprodurre, diciamo, tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, sicuramente sì. Bene, siamo qui con Angelo Lecchi. Angelo, sei allenato, eh? Un pochino sì, ma ho sofferto parecchio. Però hai vinto, dai. Sì, hanno vinto. Diciamo che io sono rimasto parecchio a ruota. Allora, eri l'unico con le ruote non lenticolari? Esatto, bici normale, tradizionale. Perché volevi pubblicizzare la Bianchi? Assolutamente sì, questo era l'obiettivo, oltre che a dare una mano all'amico Ennio, che è sempre un piacere essere qua con lui, poi... Ci sono, quando c'è uno scopo benefico, insomma, fa piacere poi ritrovarsi con i colleghi di una volta, insomma. Ecco, com'è, Angelo, vedere qua tanti campioni del passato che si mettono in gioco, si divertono e partecipano? Ma sì, è bello perché è comunque anche un modo per ritrovarsi e rivedersi dopo tanti anni. E, insomma, è qualcosa di particolare, poi insomma c'è sempre qualche ricordo di qualche occasione, di qualche gara del passato, quindi insomma è stato bello, insomma. Siamo con Adriano Baffi. Adriano, oggi una giornata con tanti amici, tanti ex, ma soprattutto in solidarietà, e un cronometro. Sì, guarda, cioè io non so come Ennio Vanotti riesca a mettere in piedi tutto questo, anche perché trovare tutta questa gente con gli impegni che uno ha diventa difficile. Io ero a casa e sono venuto volentieri. Com'è andata? No, io ho chiesto a Vanotti espressamente una squadra tranquilla, perché quest'anno non ho avuto tempo di andare in bici, e dato che è una passeggiata e un incontro con tutti, andare a casa morto non aveva senso, per cui ho chiesto una squadra e direi che siamo stati in linea con quello che speravo. Ho visto dei paesaggi che nella mia vita passavo, ma sempre impegnato e sempre concentrato. È stato bello. Adri, hai chiusa la stagione agonistica, una stagione ricca comunque di soddisfazioni con la squadra. Sì, nella fusione l'anno scorso Radio Shaq e Leopard è nata questa struttura Continental. Per me è stato il primo anno, perché non conoscevo niente di queste categorie, di queste gare. A fine anno, sportivamente, abbiamo fatto un'annata eccezionale. Difficile da ripetere, per cui mi godo queste soddisfazioni. Sarà duro l'anno prossimo ripetere come risultati, però come impegno per il progetto che è, sicuramente saremo sulla stessa linea. Siamo qua con Dino Zandegu. Dino, oggi un cronometro, un'occasione per solidarietà e tanti amici. Beh, chiaro, il Zambelli e Vanotti sì, quest'anno si sono superati, ci hanno fatto arrivare addirittura in pista come le grandi classiche. Devo dire che tutti gli anni è impossibile, quasi impossibile, a trovare una corsa che partono 370 corridori. Grazie organizzatori e questa manifestazione che va salvaguardata, ripetuta e migliorata. Qual è lo slogan, lo spirito di Dino Zandegu? Beh, io chiaramente quando mi chiamo un amico, io dico sempre presente e cerco di dare sempre il meglio. Ho la mania di fare la canzoncina, però penso che sia anche una cosa simpatica, che me lo perdoneranno. Dino, Contador è tornato. Contador è tornato. Io ho fatto una canzoncina in suo onore, è un grande campione e va rispettato.
perché è l'espressione del ciclismo mondiale e un valore per, è un valore per tutto il ciclismo mondiale. Grazie Dino. Prego. Bene amici di Bike Show, oggi abbiamo concluso, ho mal di gambe che non vi dico, grazie a Ennio Vanotti, a parte gli scherzi, grazie a Ennio Vanotti veramente perché ha organizzato una bellissima manifestazione con tanti campioni del passato che hanno scritto la storia del ciclismo e che è sempre bello rivedere pedalare poi per uno scopo, quello della solidarietà, mi sembra anche una cosa molto bella e importante. Io vado a casa, ho chiuso, mal di gambe, esagerato, i premi, anche agli ultimi, vedete, qua premiano tutti, quindi grazie agli organizzatori, grazie a Ennio, ciao a tutti.